Finale della sezione Poesia 2020 per la nona edizione del premio internazionale 8 milioni è stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web più i voti espressi da 4 differenti giurie. Il totale dei voti espressi è stato di 4.275 e questo è il risultato finale. La classifica finale della sezione Poesia 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni 2020, ideato da Bruno Mancini e organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia l'Arte d'ILA, con la collaborazione della casa editrice I Sextanti di Maria Pia Ciaghi, della testata giornalistica Il Dispari di Gaetano Di Meglio e dell'Associazione Algerina ADA di Dalila Bouchalfa. Quinto premio, codice POE 25, Liga Sara Lapinska, voti 231. E vi voglio leggere la poesia di Liga, che si chiama Ninna Nanna. Perché la ruggine avvolta nella tua mente? Perché soffia il vento di bora nella finestra? Comunque, la luna sta crescendo clemente. I boccioli pulsano delle rose selvagge, mentre noi qui abbiamo fretta. Mentre dividiamo il pane sul davanzale con le colombe, le finestre sono aperte, anche i fiori sono di ghiaccio. Forse, come la luna sta crescendo, perché l'orso si è svegliato nella dimora già, forse, come la primavera che si apre, non sei triste, il domani diverso sorgerà. Perché la ruggine è avvolta nella tua mente. Se riesci a dormire, si realizzerà crema per il nostro gatto bianco, gli orecchini scintillanti per la tua sorella, il tuo papà in prigione inferiato e fragile. Dormi, sogna. In te il domani sta crescendo. Il vento di bora, violento, lastrica le gemme. E aperta la porta, forse domani ritornerà il nostro benvenuto, perso sulla strada, tra gabbie d'oro e vicine stelle. Dormi, figliolo. Dormi, tuo papà. Quarto premio. Codice POE 03, Silvana Lazzarino, voti 326. Non edizione, premio internazionale di poesia 8 milioni, poesia finalista, codice POE 03. Silvana Lazzarino, il segno oltre il tempo, poesia ispirata all'opera del maestro Paolo Gubinelli. Dove il pensiero vola libero nel trovare altre stagioni che parlano di attesa e rinascita, abbandono e contemplazione, oltre il tempo,
guida quel segno accennato, appena inciso, di geometriche emozioni, a catturare a piccoli passi attimi di una vita dimenticata. Spiragli di vita che ritornano sotto altra forma a restituire l'armonia dell'essere nella propria unicità di respiro infinito. Scintilla delle molteplici armonie del cosmo. Terzo premio, codice POI 35, Maria Francesca Mosca, voti 470. Non edizione del premio internazionale di poesia 8 milioni. Poesia finalista, codice POI 35. E ora vi voglio leggere questa bellissima poesia di Maria Francesca Mosca. Ti racconterò di me. Ti racconterò di me quando la memoria diventerà pensiero e gesti lontani, voci dimenticate riaffioreranno ad accompagnare faticosi passi del cammino. Sfiorerò con soffio leggero i ricordi. Nascoste lacrime illumineranno il silenzio di difficili momenti e in un fuggente sguardo si perderanno delicate carezze. Ti racconterò di me, figlio, quando i tuoi giorni più non avranno la baldanza della giovinezza e nel rallentare delle ore scoprirai che il mio è sempre stato un racconto d'amore. Secondo premio, codice poi 36, è ancora Maria Francesca Mosca con 611 voti. Nona edizione, premio internazionale di poesia 8 milioni, poesia finalista, codice poi 36. E sempre di Maria Francesca Mosca vi voglio leggere Vestimi d'azzurro. Vestimi d'azzurro, così un lembo del tuo orizzonte accompagnerà le mie paure nel nuovo sconosciuto cammino. Saranno colorati i miei pensieri, mentre un etereo sorriso trasformerà le mie speranze in una cornice di soffice nuvole per non spaventarmi davanti all'infinito. Vestimi d'azzurro per illuminare con riflessi di luce i frammenti delle tue disorientate lacrime, quando ti chinerai su di me per dirmi addio. E vince il primo premio della sezione Poesia 2020 della nona edizione del premio internazionale 8 milioni con voti 631, il codice poi 31, Luciana Capice. La nona edizione del premio internazionale di poesia 8 milioni, poesia finalista, codice poi 31. E di Luciana Capece vi voglio leggere una bellissima poesia che si chiama Il cielo incenerito. Una coperta di ombra scura imprigiona progetti al sol nascente nel lontano borgo d'Oriente. Silenzi nella capsula della paura, cuciti come ferro da recinto, a strozzare sogni nel profitto di chi comanda. È guerra! Le bombe simili ai mortaretti in festa a lapidare casa di comparto familiare. Il pianto punge cuore di madre tipo avo trafitto mentre il tempo strappa veloce innocenza bianca di fanciulla. Uguale a un letto di foglie morte, un diario di inutile importanza, dorme in fondo alla polvere, nella sacra terra dello stesso fratello. Beh, complimenti vivissimi a Luciana e a tutti i finalisti, le poesie erano veramente meravigliose. Thank you.
Virginio Sannino, eclissi. È notte nell'assoluto giorno, un'eclissi di tristezza tutto intorno, avidamente divora la mia forza, scesa come bruma inaspettata, avvolge il cuore tormentato, la luce consuma. Milena Petrarca, farfalla di fuoco. In te Frida grande anima giace, in te fuoco si accende donna divina, in te lo sguardo penetra l'universo infinito, in te la vita palpita d'amore, in te si squarcia il cuore grondante di passione, in te tutto è magia, in te tutto è splendore, in te vola farfalla purpurea e segna la strada verso un mondo migliore. La mia vita mai vissuta, indaco. Venire oltre il sipario delle nostre solitudini, maturità non è peccato. Scioglie il nodo del mio petto la mano che sposta da scaffali polverosi qui giù in platea e flui di antichi amori. Oggi la storia è amara. Romanza la mia testa, quest'uomo accanto che bisbiglia. Andiamo a cena insieme. Il viso ciondolo sulla sua spalla. Poi tutti insieme a porgere gli omaggi, applausi, ma lui non chiede il mio permesso, spacciato, ne toglie gli occhiali, deciso. Bisbiglia, bella. Aliardo. Odora sesso la mia grotta, bandata, di fronte al suo bastardo sentimento, testardo, stele sacrale alla lussuria, avvinta, solo un passo dal delirio, inappellabile, è troppo intenso il battito del cuore, emozionato per dirgli: smettila, tremante. Hotel Sigillo, prego, già impone allo chauffeur, aprendo la portiera al mio passaggio.